E così anche questo lunedì è passato, amici. Eccoci di nuovo qui. Io inizio questa live chiedendovi questa cosa qui. Questo Star Wars, la guerra dei cloni, se qualcuno mi può aiutare, basta una donazione a ciascuno. E poi ovviamente lo condivido con voi. Volevo acquistare questo Star Wars, la guerra dei cloni in italiano, quindi vi ringrazierei veramente, non solo per me, ma anche per un'altra persona, non dico chi, a cui interessava originariamente. Quindi se qualcuno può aiutarmi anche con un euro ciascuno, possiamo alla fine acquistare questo titolo, che ovviamente non tengo solo per me. Passiamo dunque a questa terza parte. Vediamo un po' se riusciamo. Vediamo. Vediamo un po' se riusciamo. Ok, salviamo, vediamo. Ok, ce l'abbiamo fatta, possiamo proseguire. Ok, possiamo andare avanti, dai. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Ah, dimenticavo una cosa. Cavolo, che stupido. Dimenticavo una delle cose che più mi fa divertire ultimamente quando sto facendo le live, anzi posso dire che faccio le live solo per quello. Stream Avatar, scusate. Let's go. Oh, eccoci qui, eccoli qua, i nostri amici di Stream Avatar che si muovono sullo schermo di qua e di là, su e giù. Ci eravamo quasi dimenticati di loro, ma eccoli di nuovo qua, i personaggi di Stream Avatar. Continuiamo. Comunque vi invito a guardare anche i video che sto portando su YouTube, perché adesso la rivista, diciamo, ho avuto un problemino con la rivista. 5 minuti di dove, insomma, ho fatto qualche errore. Ho dovuto quindi cancellare. Per fortuna YouTube permette di cancellare sti cavolo di. Sì, però non esageriamo, già non esageriamo. Qua è successo qualcosa. Vediamo un po'. È impazzito il gioco. Vediamo un po'. Forse sì, perché devo ammettere vediamo un po'. Ok. Possiamo riprendere, praticamente non so che cavolo era su. Facciamo
faccio sempre i soliti errori. Vabbè, niente, devo ammettere che stavo. Vabbè, per sbagliare. Vabbè. Tanto facciamo se vi siete, no? Perché diciamo che per quel livello lì ho usato un piccolo truccaccio malefico. Volevo andare lì, volevo andare lì per prendere l'ultimo diamante, l'ultimo smeraldo del caos, così la chiudiamo definitivamente. Non so se riesco. Un attimo, eh. Let's go! Via! Faccio sempre vedere. Sì, vabbè, sì, in effetti per questo stage qui uso un trucco, lo ammetto, e ormai l'ho fatto vedere. Devo ammettere che per questi livelli qui uso un trucco perché non posso perdere tre. Perché salti. Devo ammettere che uso un trucco in questi livelli perché non potrei farcela veramente. Cioè, non è che non potrei farcela, ci vorrebbe del tempo, io non posso annoiare anche quei pochi che passano qui, che sono veramente pochi, però sapete com'è la storia. E poi qua non è nemmeno tanto difficile, eh. Poi ho scoperto che Tiles in realtà, anche se viene colpito e perde anelli, in realtà no, non ne perdiamo noi. Ok, tanto che mi importa a me. E vabbè, pazienza, pazienza. Comunque la cosa divertente è che io da questi cosi non vengo colpito. Ma come? Nemmeno così ce l'ho fatta. Come mai? No, è che è successo? Aspettate.
Come mancano 260 anelli? Com'è questa storia? No, ma che è sta roba? Perché non riesco? Ma come mai non riesco, dai? Proviamo così, non lo so. Ma come non riesco più? Prima ero riuscito. Ma come? Mi colpisce lo stesso. Altro che invincibile, qua non vinco. Ma come dice che sono invincibile? Non sono invincibile manco per niente. Come 300 anelli. Ma perché? Perché non funzioni? Vai. L'ho preso, sì! Non so come ho fatto, ma l'ho preso. Ma non si vedono gli anelli? Cos'è sta roba? Non si vedono gli anelli? C'è qualcosa, no, che mi ricorda un po' Profondo Rosso, no? La musica. Non so perché c'è qualche riferimento forse a Profondo Rosso, non lo so. Potevo aggrapparmi. Ma non si vedono gli anelli. Oh, ce l'ho fatta. Non so perché mi ricorda in certi punti la musica di Profondo Rosso. No, ok. Adesso scusate, no, devo fare una cosa. Praticamente. No, che sto facendo? Ok, vediamo un po', eh. Ok, adesso tutto dovrebbe essere. Buonasera Monopoli, bentornato. Benvenuto. Che si dice?
Cerchiamo di completare questo Sonic 2. Oh, Boblon, benvenuto. Sto cercando di completare Sonic 2. Pensate che persino Norman Bros mi ha fatto, non dico, non i complimenti, diciamo, ha elogiato la mia partita a Sonic 2. Super Norman Bros. Allora, siete contenti che l'Italia ha vinto? Monopoli sta in Inghilterra, quindi avrà visto lui, avrà sicuramente, avrà visto direttamente, insomma, quello che succedeva. Ma come, chi è su Norman Bros, scusa? Sono morto. Dannazione. Io conosco solo Boggio. Chi è Boggio? Ah, volevo dirvi che ieri non ho guardato la partita. Non so se vi interessa saperlo. Non so se vi interessa saperlo, ma ieri non ho guardato la partita. Ma ho portato il numero 1 di Super Console. Però l'ho tolto perché non mi piaceva, l'ho messo poi su YouTube, se volete dargli un'occhiata. Lì ho fatto una piccola correzione, avrei dovuto farne un'altra. Il fatto che su YouTube si può correggere, quindi insomma, parlavo del numero 1 di Super Console. Ma praticamente no, c'era una zanzara che mi dava fastidio, allora ho dovuto togliere tutta quella parte lì, 5 minuti in cui cercavo di inseguire quella rompiscatole, per cui insomma non mi è piaciuta quella cosa lì e l'ho tagliata. Su YouTube si può fare, qui no, e quindi ho dovuto togliere da qui. L'ho poi messo, ma poi li sto mettendo tutti su YouTube per conservarli, come mi è stato suggerito da Roberto. Quindi avete, mi ha detto di conservare almeno i video che riguardano un po' le riviste. Mi ha consigliato di salvare tutti i video che riguardano le riviste, dove parlo delle riviste di videogiochi. Ha detto secondo lui sono interessanti. Non potevi comprare il vape? Ma io ho comprato la racchetta, e quello è il problema, che quando vado a prendere poi la racchetta la zanzara sparisce e insomma non mi dà il tempo di, non so, sembra che se ne accorga, quindi succede di tutto, insomma, quindi capite. Avevo comprato la racchetta, che poi in realtà non era una zanzara, come dicevo. Era, come si dice, vabbè, ormai non ho, no, ma come, ancora? Arrivo, eh. Boh, vediamo un po', ma come mai devo fare anche questo? Ho già raccolto tutti e 6 diamanti, che è sta roba? No, maledetti.
No, ma come? Praticamente non è nemmeno una zanzara, è una maledettissima tarma che rompe le scatole, insomma. Ho dovuto cancellare quella parte lì in cui la inseguivo. Non mi è piaciuto e quindi ho deciso poi di. Ho deciso di tagliare quella parte lì. Però solo l'ho messo su YouTube perché non mi andava. 5 minuti persi per inseguire quella tarma. Veramente una rottura di scatola, ma 38 anelli alla fine. Probabilmente era la parte migliore. No, ma come? È impossibile. Ma allora è impossibile. 100 anelli, chi li fa qui 100 anelli, scusa? No, ma no, è impossibile, scusa. No, ma questa parte è veramente impossibile, da 100 anelli al primo. Ma chi cavolo li fa 100 anelli al primo? Maledettissimo. No, di nuovo qua, ho sbagliato. Un mio amico aveva Sonic su dischetto per Aquarius. Invece un mio amico aveva la versione Amiga. Però ce l'aveva solo lui. Ma no, è impossibile. E chi cavolo ce la fa qui, dai? No, ma dai, ma. Sì, vabbè. È impossibile, dai. Comunque devo portare un gioco per Intellivision dell'SNK il cui titolo è lo stesso di una canzone degli Oliver Onions per Bud Spencer. Ma si muove a casaccio? Ma è possibile? Ma come faceva il tuo amico a mettere una cassetta e un dischetto? Infatti. È la stessa domanda che facevo io al mio amico quando diceva che esistevano gli emulatori. È possibile mettere la cassetta in un dischetto? Ma questo mio amico era un genio in realtà, cavolo. Sembrava un fesso, però era un genio. Ma è possibile, no, ma che. È impossibile, dai. Ma al diavolo. No, aspetta, devo cambiare qualcosa. Che facciamo? Cittiamo? Boh, io provo così. Vediamo un po' se funziona. Maledetto. Vabbè. Sì, peggio di prima, capirai, peggio di prima. È impossibile. No, l'ho persa tutta questa fila. Comunque credo di aver capito. Vabbè, boh.
Non so se mi è. C'è una cosa che non capisco, ma. Mi ha fregato. Maledetto, mi hai fregato. Boh. Sembra funzionare, vediamo. No, ma vabbè, è impossibile. Ma come fai a prenderli tutti adesso? E ti pareva, oh. Vado a colpire proprio. No. No, che maledetti. Vabbè, ma non è possibile. No, ma come 10 anelli per arrivare? No, ma come non abbastanza? Non ci capisco più nulla, ma il contatore va a casaccio praticamente. Ma no, ma che bastardo. No, maledizione, no. No, vabbè, ma come faccio? Ma come è possibile prevedere? No. Ma è impossibile, dai. E come faccio io a prevedere, dai? Sì, ho 8 anelli, cavolo, 8 anelli, ma quali 8 anelli? Ma come non abbastanza? Ma che. No. Sì, vabbè. Sì, vabbè, che cavolo, no? Ma come 10 anelli? Ce l'ho fatta. Ma come? Sono 7 gli smeraldi del caos, non erano 6? Ma come non erano 7? Erano 6 l'altra volta gli smeraldi del caos, com'è possibile? Ok, possiamo riprendere, no? Vado? Vado. Che è successo? Sono diventato Super Sonic, com'è possibile? Perché ho preso tutti gli smeraldi? Non mi fa nulla, sono invincibile praticamente. Com'è possibile? Cioè, praticamente prendo tutti gli smeraldi del caos e divento Super Sonic? Allora diventa tutto facilissimo. Ah, sono tornato normale.
Oh, calmati. Ah, mi ricordo questo livello, abbastanza difficile, però ora che ho Super Sonic dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Vai, trasformiamoci. Ma non si trasforma, non riesce più a dare lo sprint. Forse servono un tot di anelli per diventare Super Sonic. No, dannazione. Come faccio adesso? Oh no, di nuovo. Comunque, che ne pensate? Faccio bene a portare questo titolo? Scusate, siamo alle solite. Siamo alle solite, scusate. Uff. Lo so, è una cosa un po' assurda, però vado avanti. No, il cavalluccio marino no, mi ha fatto perdere, quindi non posso diventare Super Sonic. Come faccio adesso? Ah, devo andare qui. Ah, già, mi porta qui. Comunque, adesso sono più tranquillo. Tutti i sette smeraldi del caos. Quindi, praticamente, ho fatto la fatica maggiore. Praticamente, posso arrivare al finale vero e proprio. Comunque, veramente, io mi ricordo questo mio amico quando mi parlava di emulatori e io gli ridevo in faccia, dicevo, sì, ti pare che uno può mettere una cassetta nel floppy disk? Cavolo, c'aveva ragione lui. No, fermati. Ebbene sì, gli emulatori esistono, ragazzi. Eccolo qui, eccolo. Quanto dura questa... Questa cosa ricorda un po' Donkey Kong Country. Anzi, volevo dire che dopo vorrei, la prossima volta, vorrei portare, anzi continuare Donkey Kong Country 3. Che ne pensate? Però ho la versione Game Boy Advance che è in italiano. Dove devo andare? Ah, devo andare giù. Praticamente è infinita la trasformazione.
È meglio così? Ah no, non è infinita. Però sono riuscito a passare oltre. Ecco. Cavolo. Ah no, perché dura. Ah, dura un tot di anelli. Praticamente mi fa esaurire gli anelli. La trasformazione, accidenti. Ehi, bei tempi di Sonic del Mega Drive. Certo era costoso, eh. Era costoso sicuramente per me. Era molto costoso. Ma per... No, ma perché c'era proprio... Uno spuntone proprio lì doveva esserci. Che cavolo è successo? Boh. Ah, ah già. I fornellini, ma al metano. Vi ricordate la canzoncina? Il metano. Il metano ti dà una mano. È rimasto bloccato. Ah, ecco, forse c'è solo una possibilità. Poi non te la dà più, evidentemente. Ah. E che è un flipper? Comunque divertente. Questo livello è veramente fantastico. I tempi, però volevo chiedervi, l'audio non si sentirà troppo basso? Ma ah no, aspetta, voglio, per curiosità, vorrei vedere se prendo abbastanza anelli mi permetterà di affrontare un nuovo bonus stage. Sarei curioso. Quarantaquattro anelli, vediamo un po'. Io sal lo salto. Vediamo un po' cosa succede se riesco a prendere abbastanza anelli. Poi torno indietro. Voglio vedere se mi fa affrontare qualche bonus stage. Che dovrei aver preso abbastanza anelli, però no. No, sto usando la carica degli anelli. Come faccio a interromperla? Non riesco, dannazione. Sono morto lo stesso. No, si è trasformato, dannazione. Forse effettivamente non c'è più possibilità. Cioè, quindi superati i 50 anelli si trasforma automaticamente. Non è più possibile andare in un bonus game. No, dannazione. Se solo sapessi come interrompere questa cosa qui, ma non c'è modo di interrompere, no. Praticamente parte così e poi si esaurisce solo all'esaurimento degli anelli, non c'è modo di interrompere. Boh.
Ma da una parte fa anche piacere perché, voglio dire, problema è che sta per finire l'effetto. Ma non c'è modo di ritrasformarsi? No, dannazione. Niente, sono rimasto zero, ma non c'è modo proprio di fermare Super Sonic, di ritrasformarsi, no? Prima che finiscano gli anelli. Mi sembra strano, sinceramente. Sì. No, mi ha colpito. Zero anelli, capirai. Siamo arrivati alla resa dei conti. Alziamo un po' il volume, che dite? Cavolo, chi l'aveva visto quello? Siamo quasi alla resa dei conti, eh? No, dannazione, no. Sì, vabbè, pure. Pure la locusta. No, la locusta non. Voglio andare lì, vediamo che c'è. Non c'è nulla. Beh, forse qualcosa c'è, però forse si prende usando Super Sonic, non lo so. Vai, no! Come si faceva qui? Bisogna correre, no? Ecco. Oh, potevo andare dappertutto, invece proprio lì sono andato. No, dannazione, no. Ma che cavolo? Ma perché non avanza? No! No! No!
E che cavolo, non potevo certo tornare sotto. Ah, comunque ho capito. Forse ho capito come si fa. No, mi sono auto-ucciso. Come si fa a tornare? No! Ma che fai? Mi riporti su? Mi fai dispetti? Teletrasporto. Eccolo. Il problema è solo uno, che adesso mi toglie tutta l'energia, mi toglie tutti gli anelli. Non c'è modo per interrompere il Super Sonic. Chita ci acconsente. Vado avanti. Ecco. Dove dovevo cadere? Proprio nella lava. Ma dico io. Porca caccia la miseria. No, ecco. No, vabbè, io ma sarei pure morto, non. Mi dà fastidio quelli che vogliono. Non vogliono perdere anche una vita. A me sta pure bene perderne qualcuna. Vai, porca miseria, no. E che ci fa quell'insetto lì? Boh. Go! No. Andiamo su, va. Mi ispira di più. Lì c'era qualcosa, o no? Ok, l'invincibilità. No. No, presto. Eccolo lì che si trasforma, ma non mi interessa. Io voglio tornare Sonic, non ne ho bisogno adesso. Devo andare su, però non riesco, è talmente veloce che. Non mi fa nemmeno prendere. Vedi? Non mi permette di salire sulle piattaforme, non. No! Si muove troppo. Devo fare qui?
sta per finire. E come ci salgo là sopra? Ah, ecco, sono tornato Sonic. Mi ha fatto esaurire tutta. Mi ha fatto esaurire. No. Ah, aiuto. Aiuto. Vai. Siamo alla resa dei conti, speriamo. No, aspetta. Niente, non mi ha fatto prendere 10 anelli. Ecco, lo sapevo. Di nuovo. No, fermati. Beh, non si muove più. No, maledetto. No. Ho tutto perso. Si può andare lì. È un bel labirinto, eh? No, e dovevo immaginarlo. E ormai non posso, non c'è più possibilità di risalita, credo. Oh sì, ah sì. Pure. No. Dobbiamo fermati. Riusciremo a finire Sonic 2? No, no, fermo, no! Lo sapevo io. Ma è possibile che... No, malefico. Ma come mi ha preso lo stesso? Vabbè. Pure.
Mamma mia, è pazzesco, qua proprio... no, manco ci ho messo un'ora per arrivare lì. Ah no, che maledetto, dai. Non ho nemmeno salvato, pensavo che mi graziasse. No, ma che cavolo di... Cioè, un'ora lì per salendo come un deficiente, però... Ma pazzesco, se almeno riuscissi a prendere le potenzialità di Super Sonic, almeno li mandare tutti a quel paese. Chissà cosa c'è qua sotto, eh? Che cavolo, stavo per... C'è nulla, non c'è. Ma io salvo, dai. Andiamo qui, proviamo qui. No, ecco. Forse era meglio non salvare. Porca miseria, ma no, non è possibile. È un incubo. Ma chi me l'ha fatto fare? Ma... Trentanelli, magari riuscissi a diventare Super Sonic. Devo assolutamente diventare Super Sonic a sto punto perché non ho più voglia. No, vaffan... Col cavolo, io... vabbè, dai. Salva, 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 salva. È uno. No, è un... No, è uno. E no! No, dai, è un fetente proprio. No, che deve fare qua? Ah, fammi diventare Super Sonic, così poi... Mamma mia, no, siamo arrivati allo scontro... Oh no, proprio adesso. Mi serviva. Sì... Che è sta roba? Come faccio a sapere io? No, guarda che roba. E vabbè, rimango solo con l'anello, lo so già. Let's go! Un anello, via! Siamo arrivati alla fine, no? Che devo fare? No, ma che è sta roba? Che è? Come si muove sto coso? Ah, ecco, posso colpirli anche da sopra e da sotto, no? Ma come? Ma perché?
Adesso capisco. Ora ricordo perché Sonic non mi faceva impazzire. Ah no, perché loro lanciano questi cosi qui e ti colpiscono con quei cosi. Non so, mi ricordo un po'. Mi ricordo un po'. Tipo Strider, cose così. Fine? Ecco, mi distraggo un attimo. E niente, mi colpisce lo stesso. Non capisco il principio. Comunque, ma vedi, ma perché? Perché, scusa, a volte gli salto sopra e lo colpisco, a volte no. Cioè, veramente c'è qualche, vedi, che faccio bene, insomma, ecco, ma perché? Così proprio, boh. Cioè, bisogna ammettere che, no, ma perché? Ma guarda che proprio. No, ma non. Ma ci capite qualcosa voi? Cioè, le collisioni sono a casaccio. Fine. Siamo alla resa dei conti? Speriamo. Aiuto! No. Ah no, mi devo lanciare. Ah, mi devo lanciare. Che cavolo, ne sapevo io. Questo mi ricorda un po'. Mi ricorda un po' Strider. No, io volevo diventare Super Sonic. Volete proprio impedirmelo, eh? Ma è possibile, dai, ma. È veramente uno strazio da controllare, non si capisce niente, ma. Uff. Almeno Mario è più chiaro nei controlli, qua non si. Oddio, che c'entra il pollo? No! Forse ce la faccio, forse divento Super Sonic. Ok, forse divento, eh. Sì. Sì, però cado lo stesso. Ma porca miseria. E vabbè, ma vedi come. È incontrollabile. Non. Sì, vabbè. Ma vedi come. Si muove male. Secondo me non si muove tanto bene questo. Vabbè, allora dimmi te che devo fare. Non c'è modo per volare sopra, no? Così, no? Boh. È impossibile. Boh. Ah, no. Vabbè, devo continuare a fare finché non ci azzecco. Come direbbe. Come direbbe Di Pietro, ma. Pure. Mamma mia, non si capisce nulla, ma. Vabbè, ho capito. È quasi invulnerabile, quasi, però. Anche lui ha i suoi punti deboli. Praticamente non può. Che è successo? Dove è andato? Dove è andato? Dove è andato?
Cioè, per certi versi è invulnerabile, per altri un po' meno. Adesso mi succede qualcosa, eh? Qualche fregatura c'è. Molto probabilmente. Qua non c'è nulla. Sto tornando indietro praticamente, ma che. Ma chi è sta roba? Poi ci capite qualcosa? Mi sa che. Vedi che mi lancia sopra, però è chiaro che non si può fare nulla. Forse con. Ah, ecco qua. Boh. Ma non ci capisco niente praticamente. Ma che è sta roba? Forse devo andare sopra? Potrebbe. Ma perché allora prima mi ha mandato da quell'altra parte? Cercava di sviare. Boh. Ma devo andare qui allora, non so. Ah, ecco, appunto. Praticamente cercava di sviare, mi voleva rimandare indietro, mi voleva far cascare di sotto. Non ce la fai con Super Sonic, mi dispiace. Beh. Ah, sì. Ah, dicevo io, mi sembrava. Che è, devo andare sotto. Beh? È scappato. Ah, no, ecco qua. Però l'effetto degli anelli sta per svanire, quindi. Che devo fare? Devo. Ah. Che devo fare? Non si muove. Devo aspettare. Ah, non è finita. Non è finita. La sfida finale. The final fight. Oh cavolo. Chi è? Metal Sonic? Oh cavolo, mi sa che mi vuole ammazzare. E senza anelli che faccio? M'attacco. Come direbbe. Tanto per essere volgari. Ah, niente, ho capito, tre colpi e poi via. No. Se lo colpisci sulla cresta muori, ho capito. Guarda come se la ride lui, eh. Solo un colpo gli ho dato stavolta. Cavolo, è partito un quarto. Il rumore è quello di una segheria, praticamente. Ah, lo sapevo che facevo di nuovo il trucchetto malefico.
Ah, adesso usa pure le punte, malefico. Sì, adesso non è finita. Ma come è riuscito a sfuggirmi lo stesso? No, ancora. Ancora, ma è una rottura questo Eggman. Dannazione. Non si vuole proprio arrendere. Pure io però. Come faccio qui? No. Senza anelli poi. È impossibile. Ma come faccio a colpirlo? Ci sarà un modo, che faccio? Vado dietro? No. Forse sì. Vabbè. No, non è possibile. Oh, mi sa che ho fatto una cavolata a mettermi dietro. Ma insomma, non... dov'è che si può colpire sto coso? Cioè, non c'è un punto. Non ha un punto debole. Il sedere, praticamente. Oh, cavolo. Praticamente è quasi intoccabile. Devo prenderlo proprio al pelo. Niente. Vabbè. Ci sarà un modo per colpirlo, no? Niente, mi sa che non. Vabbè, aspettiamo che torni indietro. Mi sa che mi ammazza. Oh, aiuto. Vabbè. No, che è? Ma che è? I pugni a razzo. No. È veramente. È terribile, è una vera iniettura. Dove sei? Francamente non saprei dove colpirlo. A qualsiasi punto lo colpissi, probabilmente morirei. Ehi, ma che è? No, sono riuscito a colpirlo, mi ha colpito col coso, ma dai. Ma che? Ma come si fa a colpire questo qui? No, ma dai. Dai, una presa in giro, dai. Vabbè, oh. Niente, non c'è verso. Mi arrendo, che vi devo dire? Non so come si fa a colpire sto tizio. Se... ah, ecco. Vabbè. Scusate. Vabbè. Niente, non c'è verso, non so che dire. Guarda, mi becca sempre. Torna indietro, poi di nuovo quell'altro, ma dai. Sì, guarda, pure prima uno, poi. È solo così riesco, ma è possibile, è troppo difficile. Mi sembra assurdo. Io mi sono rotto. Vabbè. Pure, ma insomma, per una volta che sono riuscito a colpirlo, mi fa sto giochetto, ma no, te. Va bene. Pure.
Sinceramente mi sembra di una difficoltà assurda, comunque. Vabbè. Eppure ci sarà pure un mo... Ecco. Ma come? Ma è possibile che non c'è un punto... Non ha un punto debole? E ti pareva? Parte l'altro, ma dai. Vabbè, ma quanti colpi vuole? Boh. Ma non posso colpirgli la pancia, no? Niente. Niente. Ci sarà un modo, però immagino che non sarà facile. Niente, mi schiaccio. Buonasera, benvenuto Roberto. È troppo difficile, dai. Ah, ecco, forse posso colpirlo. Forse posso colpirlo là sopra. Buonasera Marco. Alla fine ce l'abbiamo fatta. E io che credevo che... Io credevo veramente che... L'Italia avesse perso perché non sentivo più niente. No. No. L'altro giorno credevo veramente che l'Italia avesse perso perché non sentivo più... Non sentivo più rumori, non si sentiva più gente parlare. No! E invece siamo campioni d'Europa, incredibile! No, ma che cavolo! Come faccio a beccarlo questo? Ma come faccio? Ma... È impossibile. Qui quasi niente. Qui quasi niente. Però qualcosina c'era. Vabbè, qua mi ammazzo. Uff. Uffa. È impossibile. È impossibile. Vabbè, da dietro è impossibile. Chissà quanto tempo ho ancora a disposizione. Ecco, io non sapevo per esempio che potevo colpirlo così. Sì, ma non si capisce dove... Dove... quel punto debole, non... Però ho capito che la pancia... Quando non ci sono... Ok, ce l'ho fatta. E così è finita l'avventura. L'ho completato con tutti i 7 diamanti, eh? Che nel primo Sonic erano solo 6. Grazie per il GG. Vabbè. Quindi questo è il vero finale.
Ok Marco, vai pure. Fine. Anche a te. Buon proseguimento. Ci vediamo. Ecco, sarebbe adesso interessante vedere se c'è qualche variazione giocando di nuovo. Non credo però. Non credo che cambi qualcosa, sinceramente, non credo. Non credo, per esempio, non credo sarà possibile trasformarsi già da adesso in Super Sonic, presumo. Presumo. Potrei provare a prendere 50 anelli e vedere un po' cosa succede, ma non credo. No, ma come faccio a prendere 50 anelli se faccio queste cavolate? Sarei curioso di sapere veramente se fosse possibile trasformarsi subito in Super Sonic. Chissà se è possibile trasformarsi adesso in questa partita in Super Sonic. Sarei solo curioso, prima di chiudere la partita vorrei vedere un po'. Se è possibile, no, se cambia qualcosa nella nuova partita. 53, 50, in teoria potrei già, no? Non posso trasformarmi. Praticamente niente, non succede nulla. Non succede. Pensavo che continuando, ricominciando da capo, mi concedesse il Super Sonic dall'inizio. Va bene.
Adesso volevo provare a fare una partita Tumble Pop. Vediamo un po'. Volevo provare un po' a fare una partita Tumble Pop. Tumble Pop. Allora, avvio. Proviamocelo. Vediamo. Voglio fare una partita a questo e a un altro titolo poi. Somiglia un po' a mia zia questo qua. Le mummie ricordano un po' quelle di Metal Slug. In Francia abbiamo battuto anche i francesi. Let's
No. TBO. Forse lì c'era qualcosa. Oh cavolo. TBO. Tio, manca la T e manca la O. Manca la O. Oh, speriamo di riuscire a guadagnarmene un'altra vita prima di perderne un'altra. Ho preso una lettera che non c'entrava niente. Manca la O, ricordiamoci. No, ma la K non serve a nulla. Non serve a nulla, la U nemmeno. Mi sono distratto, volevo prendere a tutti i costi la lettera e mi è andata male. Cosa ho preso? Boh. Mi serve la O, mi serve la O. Mi serve la O. No. Vedi, cioè, sto aspettando sta O e perdo, mi faccio ammazzare. Eccola O, eccola O. Dannazione, mi sono fatta. Ho perso due vite per cercare di aspettare questa cavolo di O. Vabbè. Ma come?
Accidenti, eccolo qui. Cioè, praticamente ho perso due vite per cercare di beccare sta O. Era meglio se non mi. Se non mi. No, ma che stupido! Diciamo, è un bel clone questo di Bubble Bobble, in un certo senso è un clone. Certo, comunque viva anche i cloni, insomma. Se sono fatti bene. Solo una lettera ho preso, e chi ce la fa? Devo continuare per forza. O almeno la L, ma poi date delle lettere che non c'entrano niente, non capisco. No, peccato. Vabbè, ricominciamo. Adesso in effetti va un po' più lento. Forse è meglio non guardare le lettere perché ti distraggono, cioè cercare di prendere le lettere a tutti i costi, voglio dire, se ti va bene le prendi, altrimenti è meglio che lasci perdere, forse, perché effettivamente sono fonte di distrazione. I punti non servono molto perché non c'è, non ti regala una vita dopo tot punti, purtroppo. Eccolo qui. Non so, me lo ricordavo più facile. Comunque veramente somigliano molto. Le mummie somigliano molto a quelle di. No! Ma come si fa a morire qui? Non è possibile. Eppure succede, perché. Vabbè. Vabbè, niente, si ricomincia perché. Lo ricordavo più facile, devo dire. Non so perché questo primo livello dovrebbe essere. Però ora che ci penso, questo in realtà non è proprio il primo. Quindi ecco spiegato perché non, la sua non proprio. Facilità. No, vabbè.
Vabbè, no, non è possibile. Che sta facendo? Ma perché fa così, oh? Si è ammattito. No, aspetta. Fammi fare un riavvio perché non è possibile. Che cavolo, dai. Proviamo a metterlo frontalmente perché io lo sto vedendo un po'. Lo stavo vedendo un po' dal programma di streaming. Vediamo un po' mettendolo qui se riesco. Cavolo, mi sono quasi, non so, sto usando un controller che fa schifo veramente. No, vabbè. No, non si può, dai. Cerchiamo di fare una partita fatta bene, porca miseria, dai. Adesso ho messo il gioco frontalmente, schermo non dico intero, però insomma almeno ci vedo meglio. Prima proprio era una finestra francobollo, non riuscivo a giocarlo bene. Stavolta ho fatto strike. E che ok, devo ricordarmi che questo non è così facile come può sembrare. Ecco, perché in realtà sto giocando in realtà un livello successivo, ecco. Devo anche ammettere che mi vado un po' a. Una volta ero più. Ultimamente sto andando un po' troppo a arzigogolare. Qua invece bisogna fare in fretta. Ecco, così. Sì, perché andare lì, catturarne troppi, poi lui ti lancia. No, meglio fare in fretta. Siamo in Francia, ok. Manca la T e la P. Oh, non ci dobbiamo pensare. La T e la P. Forse. Ok, manca solo la P. Vedi che faccio delle cavolate, per esempio faccio dei salti che non dovrei fare. Oppure mi metto dove c'è questo qui che poi potrebbe. Let's go. Sì, Thumb Pop!
E non salta, eh. Sapete che non salta questo maledetto. E quello è il problema, non salta. E quello è il problema. Non so perché, ma non salta con questo controller. Dannazione, ecco perché non, proprio non riesce a saltare. E quello è il problema, capito? Che non salta. E che non salta, dai. Uff. Non si muove, no? È che è sbagliato il controller. È sbagliato il controller, non si muove. Che è proprio sbagliato il controller. Non salta. Avrei dovuto usare il MAME per giocarlo, perché con RetroArch è un vero... Guarda, non salta. Io stavo saltando, non ha saltato. Te, salta, salta male. È meglio il MAME. È meglio il MAME, veramente. Meglio il MAME. Sul MAME ci stavo giocando veramente bene. Non so perché ho messo il RetroArch. Ecco, adesso lo sapevo che scendeva. Io mi stavo mettendo proprio lì sotto, dannazione. Ma che asino. Proprio veramente un asino. Ecco, questo, qua poi bisogna ricordarsi, no? Perché appunto io ho sta cosa di voler per forza... Mentre questi cosi sputano sta roba qui e io... Come uno scemo me la beccavo sempre. Perché sto sempre con questa cosa di voler prendere le lettere. Bisogna anche conoscere i nemici, perché non sono così banali come si può pensare, eh. Cavolo. Manca la L e 2P. Ecco, come al solito sto sempre a guardare le lettere. Dico che non lo faccio, poi invece lo faccio. Ecco, questo è veramente pericoloso. Che non salta perché lo so, colpa mia, ho sbagliato controller. Pippi, no, che sto sempre a sbagliare con queste
Ma perché? Mi faccio sempre prendere da... Ecco, vedi? Che scocciatura. Che poi se non ti sbrighi ti ammazza, in realtà, Cioè, sembra che però ti ammazza se non ti sbrighi. Ok, a livello 4 ci siamo, c'eravamo già, no? Adesso bisognerebbe anche capire un po' questi nemici perché vanno un po' studiati. Non mi ricordo cosa fanno, sinceramente. Niente, non mi servivano a nulla quelle lettere, le ho abbandonate. È una P andata, vediamo se riusciamo a prendere la seconda P. Niente. Niente. Però forse dovevo aspettare che cambiassero. Ecco, quello è pericoloso, quello è pericoloso. Intanto niente più. Scusate. Ricordavo che era pericolosa questa cosa qui. Lo sapevo, ma perché vado a fare delle cavolate? Vado a mettermi lì, potevo starmene qui tranquillo. No, sono andato a colpire là. Proprio, me la so cercata proprio. Niente, la P non c'è. Mi sono veramente proprio fregato da solo, ecco qua, proprio.
Speriamo che non mi faccia qualche trabocchetto. No, mi so... Qua se sbagli... Qua se sbagli... Niente, ma fregato. Andiamo avanti. Allora dovrebbero essere noi i... Riprendere pure, però non servono a niente. E dammi la P, ok, sì, Thunderpop. Se mi fa saltare. Ce n'è sempre uno più difficile degli altri da eliminare. Ce n'è sempre uno pericoloso. Adesso non mi ricordo quale. C'è sempre quello che sputa. Bisogna stare attenti a quello. Ecco questo. Questo qua con la paletta. Questo è pericoloso per davvero. Ce n'è uno sempre più pericoloso degli altri. Vedete, questo è difficilotto, questo. Molto spesso questo qua che fa... no, forse ho sbagliato, forse erano a destra le lettere. Let's go.
Niente lettere, sempre più parchi di lettere. Qua non c'è nulla. Ok, manca TUM. Cavolo, me ne date? Però non mi servivano tutte. Vabbè, me l'ha dato all'ultimo secondo. Non è che mi servisse adesso, proprio adesso, va. Me lo ricordavo più difficile. Sa che T1 non riuscirò a prendere, sono troppo rare come lettere. Però forse non ho pensato a una cosa, che le lettere, ci sono anche le lettere intercambiabili. Avrei dovuto aspettare, forse riuscivo a prenderle, perché una vita in più mi sarebbe servita sicuramente per affrontare l'ultimo. Sto andando troppo avanti, ad essere sincero. Sembra l'omino di pan pepato. Cavolo. Questo non me lo ricordo, devo dire. Non me lo ricordo come si affronta. Forse mi vengono addosso, però non so. Ok. Siamo a livello 7, ma se non sbaglio ce ne sono. Ok, la U, mi manca la U, se riuscissi.
Stiamo lì, ma credo che sia. In realtà i livelli sono. Credo che siano 9 i mondi. Niente, non posso perché peccato, era una di quelle che, lettere che si che cambiano. Un'altra mi sarebbe servito sicuramente un altro Un'altra vita sicuramente mi sarebbe servito. Non mi vuole dare la U. Sapete cos'è? A un certo punto è anche una questione di resistenza, perché effettivamente continuare a giocare per tutto questo tempo ininterrottamente è anche una bella fatica, perché sì! Se solo saltasse. Ma 4 vite, chissà se riuscirò a finirlo con 4 vite di scarto. Ce ne vorrebbero 8, secondo me. Un altro? Ma non ce la faccio più, sono stanco! Oh no! Oh no! Ah no, devo colpire sotto, vero? Ho sbagliato.
Adesso me lo ricordavo più difficile, devo dire. Ma chi lo sa, magari mi frega l'ultimo. Adesso non so se questo è proprio l'ultimo. Non credo che l'ultimo. L'ultimo è ambientato sulla Luna. Nello spazio, comunque. No, non credo di farcela. Mi sto emozionando. Mi sembra troppo bello per essere vero. Essere arrivati fin qui. Non so, non penso di farcela, sinceramente. Quello sembra il vaso di Mago Pancione. Ah, questo mi... Ah, ecco, qua c'è il coso che spara. Ecco. Lì mi ha sempre fregato. Stupidamente ci sono cascato. Quello mi ha sempre fregato. Non so perché, mi sono sempre lasciato ammazzare lì. Mi dimentico sempre che quei tizi sparano. Eppure dovrebbe essere una cavolata, perché appunto sono gli unici che sparano. Che stupido. Mi frega qui sempre, sempre, immancabilmente, non so per quale motivo. Ecco, infatti, che spara. No, che stupido! Che stupido! Ma come si fa? Mi faccio sempre fregare da questi cosi. Non so perché. Eppure basterebbe persino saltarli, ecco, quindi. No! Sono furbi questi cosi, devo ammettere. Però se batti questi, in realtà non sarebbe difficile. Niente, ho perso tre vite. Tre vite tutte qui. No. Eccoli qua, eccoli, rompi.
Incredibile, proprio. Sai, perché sono quelle cose che ti fregano un po', bisogna ammettere, perché effettivamente un po'. Ma come si fa a perdere 3 vite lì, dai? Sulla luna. Ecco, anche questo qua è terribile, praticamente. Ma io questa bomba l'ho già vista da qualche parte, non so perché. Manca la ura B, non lo so, non è facile. Mi sa che non ce la faccio proprio a finire. Mancherebbe la B, un'altra vita mi farebbe comodo, sinceramente. No, che sbaglio. Quello spara dritto, io come un fesso non stavo. Se vieni qui, magari. No, non viene. Che stupido! Stavo quasi per morire. Quello tira dritto, mi ero dimenticato. Mamma mia, quello sarebbe a Chernobyl praticamente, no? No, mi sono suicidato praticamente. Che stupido. Forse riesco a prendere un'altra vita, non lo so. Che stupido, gli stavo andando proprio addosso.
Mamma mia, che stupido! Mamma mia! Avrei dovuto avere 4 vite invece di una. Ma... altro che una vita. Avrei dovuto... ne ho perse 4 stupidamente. Uè Marco, bentornato! Mi sa che perdo stavolta, perché questa parte qui è difficile. È difficile questa, non... cavolo, ho perso praticamente. Sono troppi. Mi sa che ho perso. Stai tornando al PC? No, è troppo difficile, no, è impossibile, non ce la potrò fare mai. E come faccio? È possibile? No, ma che stupido! Lo sapevo che mi lanciava i cosi, mi sono distratto, accidenti. No, proprio all'ultimo. Porca miseria, mi sono distratto. E niente. Vabbè, pazienza. Vabbè, con un credito fino a qui. La prossima volta spero di riuscire a finirlo. Vabbè. Credo che dovrebbe andare bene un credito. Poi con questo controller non riesco proprio a farlo funzionare. Dannazione. Porca miseria, è arrivato all'ultimo con un credito solo. Mo metto un altro gioco, eh. Si è chiuso tutto. Vatti a fidare di RetroArch. Fammi mettere il MAME, va. Fammi mettere il MAME che mi ha stufato sto RetroArch, ma... ah, come si chiamava il titolo? Quello è il problema. Della Toplan. L'avevo provato, l'aveva provato Ivi. Ah, ecco. Ah, AutoZone, sì. Trovato. Fatemi provare un po' questo titolo, AutoZone, vediamo un po', poi lascio, poi vado. Ma sto provando, sto usando questo qua, praticamente quello che avevo fatto vedere tempo fa, Lori Octa, Fighting Commander Octa, però un po' così, insomma, non è che... non lo so. No, è bello, però... però... proviamo questo che l'ho visto giocare a Ivy, poi chiudo.
Ma sai cosa? Più che altro è RetroArch che veramente. Non lo so, no, è un bel programma, però non so. C'è qualcosa che non mi convince. Proviamo questo, dai. Provo questo, l'ho visto giocare a Eevee, poi chiudo. Aspetta, beh. Ok, ho cambiato il titolo della live. Facci, facci. No, ho solo cambiato il titolo della live perché. A me comunque l'audio sembra abbastanza alto. Vabbè. Non lo so. Bello questo gioco, però non so, forse dovrebbe. Forse usa un altro tipo di controller. Cioè quello là rotatorio, credo. Credo così quello rotatorio. Non vorrei sbagliarmi. La faccia del cratere che ha lasciato. Non so se l'audio si sente basso o. Spero che sì, perché non ci capisco niente, sinceramente. Audio troppo alto, audio troppo basso. Io a volte lo sento alto, però non lo è. Mamma mia. Ma come fanno gli altri? Interessante titolo comunque della Toplan che ha realizzato anche Snow Bros, Truxton, eccetera. Ah, è ok. Ah, bene, bene. Io mi baso sui decibel. Per esempio 29 decibel mi sembra. Poi ho cercato un po' di alzare il microfono perché io sono un po' distante dal microfono. Che succede? Sta finendo l'energia? Che vuoi da me? Che succede? Oh! Ma come stava finendo l'energia? Che devo fare? Che ci posso fare io? No, mi ha fatto esplodere come fossi una macchina, praticamente. No. Ma che cavolo? Aiuto. Fermateli. Oh, meno male che ho usato la smart bomb. E che cavolo? Comunque, spero di rifarmi con Tumblr Pop, voglio completarlo con un credito la prossima volta, ma ho perso troppe vite. Stupidamente, stupidamente devo dire. Poi devo dire che non ricordavo che l'ultimo. È un po' alta la mia voce, troppo alta addirittura. No, adesso è troppo alta. Accidenti, non so come fare. Comunque dipende un po' da come. Io devo dire che uso un po'. Dipende un po' da come alzi il volume. A volte dipende un po' dal volume. Se lo tieni. Io mi baso sul volume. Praticamente se gli altri, per esempio. Li sento col volume basso. Allora alzo io. Cioè se le altre live le sento un po' col volume basso ma con la voce alta, allora alzo io un po' il volume. Non so se mi sono spiegato, a capire. È impossibile. Non riuscirò a spiegarmi mai. No, come faccio a girarmi adesso? Servirebbe una cosa per girarmi.
Pensa che Super Normal Bros si è accorto che io stavo portando Sonic 2. Sono famoso anche tra i grandi streamer. Ma qui sì, qua è difficile perché si rischia di finire di sotto. Come faccio? È un continuo, arrivano di continuo questi. Bomba. Vediamo se riusciamo a distruggere questo super carro armato. Appunto, non ci capivo più nulla, come. Mamma mia, sono già morto qui. Vostro onore, non so che dire. Solo 19%, la miseria. Non so se continuare perché continuo. Continuiamo, ma tanto è molto difficile, troppo difficile. Però musicalmente è molto bello, un po' come Truxton del resto. L'ultimo gioco della top. Io pensavo che non mi colpisse, invece mi ha colpito lì. Comunque l'ultimo gioco della Toplan è Snow Bros 2. Eccolo qui. Ecco, magari la bomba quando mi lancia qui. Ecco, quando arrivano questi cosi che non saprei come fermare, perché sono. Come faccio a evitarli? No, è impossibile, dai. Salvate il soldato Ryan. Aiuto. Scappa, scappa, scappa. Ah, ecco. Basta scansarsi, scansate, tipo scansate. Salvate il soldato Bad. Prendete, bisogna scansarsi. No, non basta scansarsi, maledetti. Forse devo mettermi tutto a sinistra, poi quando lancia quei cosi mi metto tutto a destra. Troppo difficile. Cioè, in realtà non è difficilissimo, però. Vabbè. Allora, proviamo a metterci a sinistra. Però mi spara sto coso. No. Forse leggermente a sinistra, no? O leggermente a destra. Mi colpisce lo stesso. Ecco, qua non mi colpisce. Finora mi ha salvato. Non c'è verso, questi cosi non si evitano. Cioè, magari si evitano, però io ormai. Vabbè, ho vinto, però ho sprecato tutte le bombe, capirai. Musicalmente è bello, peccato che forse dovrei alzare un pochino, non lo so. Nonostante tutto, andrebbe forse alzata la. È che. Non si può. Stai
sta per finire l'energia. Ora che ci penso, l'ha finito anche Ivy, quindi in teoria non so perché lo sto portando, dato che alla fine l'ho vista. Oh no, ma perché? E pensare che rallenta pure, dovrebbe essere facile evitarlo. C'è una cosa che non capisco, ma come fa uno se... Oh, sto cambiando arma di continuo, non so se mi serve. No! E come facevo? Ma non si... Che faccio? Vado avanti? Vabbè, ma così, vabbè, così sono capaci tutti. No! Ma perché ormai io come faccio a affrontarli se questi qua mi vengono da dietro? No, non riesco a girarlo con questa. Con quest'arma riesco a girare, ma con l'altra no. Cioè, ecco, per esempio, con questa non mi giro. No, mi sono incagliato. No, da qui. Non so chi me lo fa fare. Brucia tutto. Non so se mi conviene cambiare arma. Non mi conveniva. Vabbè, ormai l'ho preso. Toh, beccatevi questo e non rompete. Andiamo avanti, dai. Passiamo a cose serie. No! Che sia l'ultimo? No, non è, no, non è l'ultimo. No, ma come si fa a evitare questo? Cavolo, mi ha tagliato metà. Aiuto. E come faccio? Oh, ma perché mi hai preso mandrake? Per mandrake? Ma pensi che io riesca a fare questa roba qui? Dai, non scherziamo. No? Infatti. Ma è troppo difficile, ma come? Ma perché mi ha preso? Mi taglia il terreno sotto i piedi.
difficilotto. No, il laser, già perché comunque il laser distrugge pure me, devo fare il giro. No, di nuovo da qui. Oh, che rottura. Che iattura. Boh. Aiuto. No, io ho premuto. Ho premuto la bomba, la smart bomb. Non vale. Che forte, eh. Go! Vabbè, comunque alla fine l'ho vista. Non so se mi conviene andare avanti. Te l'avete voluto voi? Vabbè. Scusate la banalità delle frasi. Ma quante volte ho continuato ormai? Come arrivo lì, è una difficoltà che ricorda un po' i giochi Capcom, però sai che i giochi Capcom, non so perché li porto avanti, mi viene voglia di portarli avanti, questi mica tanto. Come difficoltà potrebbe essere paragonato a Gunsmoke, in realtà, quindi nemmeno troppo difficile, però non so perché, a me fa di impegnarmi solo su giochi Capcom, sugli altri non tanto. Volemo se bene. Devo passare di qua, vero? Eh sì, mi sa di sì. Oh, speed up. No, da dietro. Pensandoci bene, forse non è difficile, però. Io vado avanti. Me ne infischio, me ne infischio.
scusate la banalità delle frasi, però. Maledizione! Ah, credo che siano vagamente ultra resistenti. Ah! Niente. Fine? No, ma che? Ma voi fregate, ma voi volete fregare a me che ho finito Gasmoke? Volete fregare a me? Ma vi rendete conto? Cioè, in realtà non ho mai finito Gasmoke, però vabbè. Porca miseria. E come facevo a colpirlo? No, con quell'arma lì non si gira. No! Ho sottovalutato la loro velocità. Fossimo che fossimo alla fine, no, non credo, eh. Ah. Ah. No. Vabbè. No, ma che cazzo? Fosse che fosse. No, eh. Chi è questo qua? Ecco. Cavolo. No, mi è andato addosso. Ma che dite? Io chiudo qui. Chiudo qui perché non lo so, non ha senso nemmeno, perché con tutte le partite che ho fatto, no, è chiaro che alla fine, però bisogna ammettere che va bene. Con questo vi saluto, saluto a tutti, ci vediamo, buon martedì, ci vediamo, buon martedì a tutti. Quasi 3 ore, mamma mia, è volato il tempo. Forse ho esagerato oggi. Forse è meglio se torna 1 ora singola, tanto. Buonanotte. Ciao a tutti.